La rubrica dello specialista risponde permette a tutti voi amici e amiche che siete all'ascolto di saperne di più rispetto a temi, dubbi, quesiti che vorrete porre e ai quali i nostri specialisti sono disposti a dare risposta. Vi ricordiamo l'indirizzo mail cui scriverci: stampa@uls20.verona.it, lo vedete sovraesposto. I nostri specialisti vi risponderanno. Questa settimana rispondiamo al quesito di Arturo che vi leggo, ha scritto: mi hanno diagnosticato una lesione dei tendini della cuffia dei rotatori della spalla. Vorrei saperne di più e sapere anche come si cura. La lesione della cuffia dei rotatori è una patologia, come dire, trasversale, perché può colpire, possono esserne affetti, sia persone giovani che persone non più giovani. Nella sostanza si tratta di una sofferenza a livello di quei tendini che si inseriscono a livello della spalla, nella fattispecie proprio ricoprono la testa dell'omero, da questo la definizione di cuffia proprio, è proprio come una cuffia che ricopre completamente la testa dell'omero. Questi muscoli hanno la possibilità di farci fare i movimenti di rotazione della spalla. Dicevo che ne possono essere affette sia persone giovani e persone non più giovani. La lesione può essere dovuta ad un'interruzione di questi tendini, quindi diciamo che si passa da un trattamento che può essere cosiddetto di tipo conservativo, quindi non chirurgico, dove si possono fare delle terapie fisiche, possono essere eseguite delle infiltrazioni con vari prodotti, c'è tutta una tipologia di farmaci che possono aiutare a livello delle lesioni della spalla, però è ovvio che quando noi parliamo di una lesione completa e quindi di un'interruzione di questi tendini, purtroppo l'approccio può essere solo di tipo chirurgico, cioè nel senso necessita di un intervento. L'intervento al giorno d'oggi è eseguito per via artroscopica, quindi non c'è bisogno di grandi tagli o grandi incisioni a livello della spalla. Si inseriscono dei tubicini con cui si vede l'interno della spalla e tramite degli appositi strumenti si danno delle suture, dei punti di sutura per rimettere insieme quel tendine che è lesionato.